Cerco di essere telegrafico porto con me un po' l'esperienza del teatro Pinelli di Messina eh, che adesso insomma, è, diciamo, è stato riaperto in altro modo un'esperienza che ho seguito negli scorsi mesi diciamo, poi per un, per un breve periodo prima di, di lasciare, appunto, di lasciare appunto Messina eh, come molti di voi sapranno il teatro è stato riaperto diciamo, dalle stesse persone in un altro luogo della città come Casa del Portuale e adesso è in qualche modo una nuova, una nuova storia voglio semplicemente riflettere telegraficamente su quello che diceva prima il professor, il professor Maddalena, perché effettivamente da quell'esperienza nata in una città depredata veramente da qualunque, di qual, di qualunque industria, di qualunque attività economica e dove effettivamente si può vedere diciamo, quella confusione tra pubblico e privato, soprattutto a livello demaniale, dove effettivamente una delle autorità portuali più potenti d'Italia, perché gestisce una. Eh, un, una, una una struttura costiera enorme rispetto ad altre città è gestita effettivamente in maniera, in maniera privata. Il teatro Pinelli, prima e oggi la Casa del Portuale, insistono nei, nel terreno, diciamo, in un terreno demaniale e cercano esattamente di opporsi a questa gestione privatistica, privatistica del pubblico. Eh, volevo anche dire come, proprio, diciamo, questo carattere di sovranità locale e di sovranità democratica locale è emersa in questa esperienza, facendo nascere a Messina, in qualche modo. Eh, Ancora la campagna elettorale diciamo, è, in, è in corso e si chiuderà fra una, eh, fra una settimana, un'esperienza per molti versi simile a quella che c'è stata in questi in queste, in queste settimane a Pisa e proprio attraverso l'idea di uso civico, di, regol di regolamentazione degli usi civici e quindi di apertura del comune, delle sedi municipali attraverso un assessorato e delle consulte popolari si cerca effettivamente di poter riprendere, ridare in mano a quella che è la legittima sede democratica della, della città l'uso effettivo dei luoghi che sono stati abbandonati sia dal pubblico che dal, che dal comune un'ultima cosa, si Diceva ieri con Settis e Mattei: si parlava appunto di una frase di Calamandrei, lo Stato siamo noi. Probabilmente siamo ad una fase di passaggio in cui lo Stato, effettivamente, non siamo più noi. E mi chiedo, e chiedo sia a Mattei che agli altri se non sia in fondo il caso in questo momento di ripensare radicalmente diciamo a delle forme democratiche che mettano in questione lo Stato, per così come è stato pensato fino a questo momento e diano veramente voce a delle sovranità federaliste locali che siano strutturate davvero attraverso le democrazie insorgenti che vediamo oggigiorno praticare una nuova forma di economia. Luca, si prepari Chiara Prima di tutto un grazie a chi ha organizzato questa cosa che unisce un po' l'impegno dei giuristi, di solito sono portatori di una nera scienza catalogale, sono giurista pure io, e se i giuristi scendono dal piedistallo e gli altri cercano un po' di scalare il trono e l'altare, non c'è che da guadagnarci. Ecco, quello che stavo riflettendo, butto lì giusto qualche argomento come spunto di riflessione. Eh, se la proprietà è circondata diciamo, da dei cavalli di Frisia che difendono un po' un meccanismo, quello che si sta creando un per una legge delle chiudende, quello che sta costruendo il capitalismo moderno, eh, se è difesa da cavalli di Frisia ci inventiamo evidentemente magari qualche cavallo di Troia per cercare di aggirare l'ostacolo. E appunto, come cavallo di Troia, dobbiamo cercare forse. Se è necessario, con qualche spregiudicatezza, cercare di essere un po' figli di puttana, dobbiamo inventarci qualche cosa in più, che butto lì come discorso. Prima di tutto, come far leva su alcune contraddizioni del meccanismo anche giuridico. Per esempio, una cosa che può venirci in mente è far leva su certi eh, eh, vincoli amministrativi che possono servire a gettare delle, eh, delle, diciamo così, de, degli ombrelli che infiliamo dentro i raggi della ruota di chi cerca di far girare in un certo modo. Per esempio, qui. Come cosa più che un, un colorificio per ragionare sulla devastazione del suolo. Se, ci sono delle, se la, 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 la crisi del capitalismo manifatturiero fa, de, re, eh, sparge la società di, di resti, ecco, direbbe il Giorgio Agamben in quel che resta di Auschwitz, e questo è un meccanismo concentrazionario, la produzione manifatturiera, ci lascia dei territori che sono devastati. Se la società riesce a recuperarli in un altro modo, facendosi carico di luoghi che sono anche avvelenati, e chi occupa un locale come questo in realtà respira dei veleni, si nutre di veleni, che sono la conseguenza però di un certo meccanismo produttivo. Come cercare questa è la domanda che pone i giuristi, cioè anche a me stesso, come cercare di far leva su questi vincoli per fare in modo che un'occupazione di questo tipo possa essere pilotata invece verso un uso sociale, mettendo difficoltà a chi vuole fare un uso privato, ritorcendogli contro le stesse norme che ha fatto finta di rispettare coinvolgimento di scopi condivisibili. La possibilità con le autorità amministrative, per esempio, riflettevo di un ostello partecipato, di un ostello autogestito in modo da recuperare spazi come questo con un uso che possa coinvolgere delle autorità politiche, quindi rendendogli difficile di dire di no. Ancora, la ricostruzione all'indietro del titolo di proprietà. Se una proprietà è di, di un certo titolare è perché ci si è arrivati attraverso un meccanismo di sfruttamento. Le comunità locali hanno in realtà un credito, non un debito. Se vogliamo spezzare la frontiera fra diritto reale e diritto, eh, diritti di obbligazione, coloro che non sono proprietari sono, però, allo stesso tempo dei creditori. Se non lo sono loro, lo sono i loro antenati. Se esistono dei diritti di popolo, anche noi siamo dei popoli originari, non ci sono soltanto. I diritti dei popoli originari nell'America Latina, anche qui ci sono dei popoli originari. Ancora per chiudere, riflettevo: peccato che non c'è il, il penalista. Eh, si parlava del principio di offensività, ma insieme al principio di offensività, questo lo dico da magistrato: sono molto più suscettibili al principio di, di, di offensività i magistrati, sono molto più suscettibili al discorso sul dolo, su cui è molto più facile arrivare ad una assoluzione. E allora il lavoro che stiamo facendo, per esempio, qui in questo momento, che taglia L'erba sotto i piedi alla convinzione di un certo tipo del diritto di proprietà e a un certo tipo della, possib della possibilità di utilizzo dei beni, costruendone un'immagine diversa. Nel processo non ci sono soltanto i diritti, ma anche le loro ombre. Nel momento in cui si riesce a far passare l'idea che il soggetto, per esempio l'imputato, è convinto che il, il suo diritto sia costruito in un modo invece che in un altro, quello è un possibile cavallo di Troia, una backdoor che può funzionare molto meglio nel processo rispetto al principio di offensività.